Lazio che cerca subito il lancio con Foggia in area per Zárate, che cerca di girarsi e di calciare ancora Zárate, respinge la difesa del Napoli, ci prova anche Matusalem. Pazienza, in verticale per Hamsik, in area di rigore, il tocco per Lavezzi, Lavezzi, Muslera! Zárate! Sul fondo la conclusione dell'argentino. Pagliaccino, puntò Lichtsteiner per vie centrali, c'è Hamsik, c'è ancora Pazienza, va per vie esterne il Napoli, il cross di Pazienza, alzava la scelta! Ancora Foggia per Pandev, c'è l'intervento di Cannavaro, vantaggio però con Kolarov che mette in mezzo Zárate, Brocchi, esterno della rete, bellissima azione della Lazio. Arriva Aronica, il Napoli a testa bassa, dietro di lui Pagliaccino. Il cross di Pagliaccino sul secondo palo, Zalaceta! Sempre Zalaceta di testa, non trova la porta. Zalaceta, il tunnel, Lavezzi, cerca di girarsi ancora Lavezzi. C'è largo Aronica, riceve Aronica, lo stop e la conclusione di Aronica, ancora super Muslera. Pagliaccino il cross, Muslera con i pugni. Foggia, gancio dolce, ancora Foggia, c'è solo Rocchi, Rocchi parte da solo, dimenticato dai giocatori del Napoli, Rocchi, c'è Santa Croce, Rocchi, Rocchi, 1-0 per la Lazio. Parte Ledesma, Valentina direttamente in porta, colpisce la barriera, poi ancora Rocchi, 2-0, ancora Rocchi, arma letale. Parte Lavezzi. Lavezzi va al cross, Dennis non ci arriva. Arriva invece Aronica, ancora Muslera. Colpo sotto per Hamsik e ancora Muslera. Aronica. Il cross di testa Maccio, ancora super Muslera. Arriva il triplice fischio di Saccani, la Lazio conquista la terza vittoria consecutiva, per il Napoli invece la crisi è davvero infinita. È uscito dalla panchina 7 minuti per regalare la quarta vittoria consecutiva tra campionato e Coppa Italia, insomma la panchina non ti ha depresso, anzi avevi tanta voglia, insomma, di far bene e di dimostrare che insomma sei veramente importante in questa squadra. Ma è chiaro che un giocatore quando va in panchina non è mai contento, quindi deve dare il massimo quando viene chiamato in causa, ci sono riuscito benissimo, sono contento per me, per i miei compagni e di essere riusciti a vincere una partita importante in un campo difficilissimo.